interessata alle persone ed è anche capacissimo, voglio dire, la sua professionalità è veramente indiscussa. E quindi spesso mi sono sentita dire però tu porti il medico di Avellino, però tu porti il medico di Avellino. Quindi se un ospedale non ha questa unità senologica, non dovrebbe crearti, ostacolarti, anzi dovrebbe aprirti le porte e dire: perché è un sostegno, ti sosteniamo quello che ti può mancare. Ma noi come associazione ne facciamo di queste lotte sui territori, quindi anche se l'ospedale tipo ad Ariano non c'ha qualcosa, io comunque lo faccio presente perché lo vivo. E comunque devo dire la verità, poi negli anni è cambiato tantissimo. Anche gli screening che si fanno con i camper sul territorio sono importanti, mentre prima non c'erano le strutture. Oggi grazie a questi progetti è possibile fare una mammografia anche nei paesi più lontani, o anche dare la possibilità a chi non può o non ha chi possa accompagnarlo. Veramente la puoi fare adesso, non certo. Puoi pensare, e quindi già questo insomma è cambiato, sì. Si deve fare ancora tanto, però piano piano siamo certo a buon noi punto. Associazioni in questa cosa facciamo molta rete, sì. Quindi facciamo sentire la nostra voce, soprattutto grazie al dottor Iannace, perché è lui che in effetti porta in giro questa rete e queste associazioni, altrimenti sì, certo, non sarebbe certo. possibile. È un grande lavoro. Parliamo anche della sfera maschile, che è una novità per qualcuno, come Davide. Cosa vogliamo dire ai maschietti che ci ascoltano da casa? Devono cominciare a pensare che c'è anche qualcos'altro da guardare. Certo, anche loro devono toccarsi il seno, sì, e quindi imparare, per questo dico, imparare a conoscere il proprio corpo è fondamentale, importante. Che poi, vabbè, ovviamente siamo donne. Ha detto la compagna di Gerardo, di là, lei... Glielo tocca. Ok, va bene. Risolve il contrario. Vabbè, questa cosa si poteva tranquillamente risparmiare, cioè, però non fa niente. Ecco, mi hai fatto dimenticare quello che si voleva. Ma tu sei troppo seria, fai venire la depressione ogni volta. Ma che significa? Diciamo, poi quella mi ha bussato e mi ha detto sta cosa. Vedi un po' che cosa si dice, che cosa, non lo so, che cosa ha scritto. La palpazione è fondamentale. La palpazione è fondamentale. Come si affronta una palpazione? Insomma, io non la vivo benissimo perché... Poi sono io che... No, nel senso vogliamo dirlo, è importante conoscere il proprio corpo, fare questa palpazione in qualsiasi momento della giornata, durante una semplice doccia ci rendiamo conto se ci può essere qualcosa che non c'è, oppure se c'è magari la facciamo venire, tanto che ce l'andiamo ad infiammare qualcosa, come è successo a me. Quindi mi sono trovata con questa pallina perché l'avevo troppo stuzzicata. Come si fa ad affrontare, e questo lo chiedo a voi, tornando seri tra virgolette, una diagnosi negativa? Allora, il primo approccio è veramente... devastante. Sì, perché il primo, ti parlo sempre di me, ovviamente, come l'ho vissuta. Quando mi hanno diagnosticato questo tumore al seno, la prima cosa che ho pensato è che di non farcela. È stato il primo pensiero. E devo dirlo anche brutalmente, ho pensato morirò. È la prima cosa che ho pensato. Poi ho pensato ai figli, perché avevo due bambini piccoli. La femminuccia di 2 anni e mezzo e il maschietto di 1 anno e mezzo, quindi erano veramente piccoli, perché io poi ho avuto il cancro a 32 anni, quindi ero sì. E quindi la prima cosa che ho pensato, questo, morirò e chi lascerà questi figli. Devo dire la verità, questo è stato il primo pensiero. Però immediatamente dopo ho detto a me stessa no, devo lottare, questi figli li voglio crescere e questo cancro lo devo mandare via. Cioè, questo è stato il primo pensiero che mi è venuto subito dopo, veramente, quello della morte. C'è stato subito questo pensiero di farcela, e dovevo farcela per forza a tutti i costi. E anche in quel caso, se ci fosse stata, ecco, la struttura adeguata, comunque avrei avuto a fianco a me persone che magari in quel momento mi potevano dire tante cose. Invece 16 anni fa, perché io sono 16 anni che mi sono operata, come diceva Sandra, non è come adesso che se ne parla, ci si scherza pure sopra, sì. No? E invece all'epoca non c'era nessuno, io sono stata sola completamente, cioè non sapevo poi a chi chiedere niente, neanche quando poi ho fatto l'ormone terapia, ho letto il bugiardino, mi è venuto un attacco di cuore, sì. Proprio, però non avevo nessuno con il quale condividere questa cosa, e non sapevo a chi chiedere, e magari chi aveva avuto questa cosa prima di me,
non lo diceva. Non lo diceva per il discorso che ci ha raccontato anche Sandra. E quindi, insomma, oltre alla malattia si vive una solitudine che è devastante. Quindi per questo io dico sempre affrontiamo le cose, ma affrontiamole con serenità, perché poi comunque si riesce comunque a sopravvivere e a vivere anche bene, devo dire. E cominciamo a parlare un po' di tutte le iniziative belle che portano avanti Amos e Amdos. Noi ne abbiamo seguita qualcuna, anche perché si deve dire seguirvi è difficile, insomma, perché siete sempre in attività. Sempre in attività, questo è il nostro dottor Iannaccio. C'è il record, non si ferma mai. Non si ferma mai. Ma il dottor Iannaccio prende un'influenza o qualcosa. No, abbassa mai il telefono staccato. No, ma la cosa bella è che dopo la sciarpa, Guinness. Lui disse così: vabbè, vi lascio un po' di tempo per riposarvi. No, le Christmas Bubbles. Quindi ce l'avevamo anche noi sul nostro albero di Natale. Le bubble. Parliamo anche della Camminata Rosa. Sì, e allora la Camminata Rosa è veramente l'evento a cui siamo legati. È quella che poi ci contraddistingue. Questa camminata, questo fiume, questo Dammi tre fiumerosi. Aggettivi per definire questa camminata per te. Emozione. Grande e affetto e tanto amore. Io che questo bello. Vedo nella Camminata Rosa, perché vedo tante donne. Raccontatecela un po' questa camminata. Allora, io l'ho vissuta, le scarpe ai piedi, quando la mia prima Camminata Rosa, vi dico la verità, ho pianto per tutto il tempo. Vedere tante donne che comunque ti stavano vicino vestite di rosa, che ce l'avevano fatta, che ci si abbracciava anche se non ci conosceva, ha fatto arrivare al traguardo. Sì, anche sì, anche. Cioè, siamo arrivate cantando, ballando, cioè non ci siamo accorte di nulla. Tanta forza danno questi tipi di queste iniziative, donano tanta forza. Tanto, c'è proprio tanto. C'è una magia che corre lungo quel percorso. È vero che un problema condiviso diventa più leggero. Io dico sempre che un male condiviso è un male a metà, non c'è niente da fare, è proprio così. E tu hai vissuto la solitudine di 16 anni fa, che non c'era questo tipo di supporto. Infatti, invece è bellissimo, perché anche durante quel percorso magari ti trovi ad abbracciarti con persone che non hai mai visto in vita tua. Ti viene quasi spontaneo, e non è detto che non c'hai capelli, non è perché non c'hai capelli o perché magari c'è il turbante e tu pensi, e viene spontaneo. No, ma proprio la gioia. Allora vieni, Davide, che ti trasmettiamo. Evito di venire per mi abbracciare, quindi no, non ti preoccupare, là è una questione di non ci sono solo persone che hanno appunto avuto questo tipo di problema, ma e infatti quello stavo dicendo, ogni anno ci sono persone in più, per fortuna non legate alla malattia o alla familiarità, ma proprio persone che vengono persone che vengono comunque invitate da noi. Io infatti proprio l'anno scorso ci sono venute delle amiche, perché vedono raccontare la gioia, il modo in cui noi facciamo le cose, e quindi la vogliono vivere. È come i miei figli. Io devo raccontare questa cosa. Quando io torno da una giornata di prevenzione e i miei figli mi hanno vista sempre con quella luce negli occhi, quella felicità, cioè, e una alla volta, io ho due maschietti e una femminuccia, sono venuti anche loro alla giornata di prevenzione, perché non riuscivano, non riuscivano a capire, perché non riuscivano a capire, dice come, ma mamma che fa, che si fa? Che torna che così, fa? Lei tutta tranquilla, serena, e quindi sono venuti a vedere, così è la Camminata Rosa, anche persone che non hanno partecipato, hanno vissuto con noi e se ne sono tornati felici con il cuore ricco di emozione. Vero, prossimi appuntamenti quali sono? Allora, 14 febbraio. Cosa sta studiando il dottor Iannaccio? Ah beh, questo non lo diciamo, Sandra, sarà una sorpresa, lo dirà lui. Si farà perché qualcosa prima di Pasqua? Sicuramente. Eccolo. Sì. Cioè, le palle fanno l'uovo rosa. Trasformano in infatti uovo. Abbiamo visto un pulcino. E ci siamo già si aggira il pulcino. Pulcino piglia. No, non lo sappiamo. Ancora non si non sa. Sappiamo, non vogliamo dire al dottore che sta pensando, veramente non vogliamo sapere manco noi. Però sta pensando. Quindi voi avete attendete ovviamente, facciamo la domanda tipica, voi avete ovviamente un gruppo WhatsApp dove c'è il dottore che dirige tutte. Sì. Però diciamo che il dottore è di poche parole. Scrive, dobbiamo fare questo. Sta facendo passare come il Joker della situazione. Sta meditando qualcosa. No, è quando vediamo che scrive. Ecco, cosa si presenta. T
tipo voi quando io scrivo su Google. Sì, io là volevo arrivare. Sì, io lo so. Là volevo arrivare. Prima di chiudere, la facciamo questa domanda, la faccio questa domanda. Ci mancano 10 minuti. Più la parte del cattivo. Secondo voi, dopo questa esperienza sia personale, è una malattia che col tempo si abbatterà del tutto? Oppure c'è ancora qualcuno che su questa malattia, come le case farmaceutiche, ci stanno speculando sopra? Io non credo in questa speculazione. Spesso mi fanno questa domanda, però io penso di no, non penso che veramente l'uomo sia capace di arrivare a questo. Penso che sia un tipo di malattia che purtroppo è difficile da debellare, perché è come se si evolve. Ad esempio, io sono ancora in cura oncologica, parlando con il mio oncologo, prima si poteva dire che 5 anni ed eri fuori. Adesso invece i tempi sono allungati, sì. Quindi una terapia ormonale arriva anche a 10 anni. Sì. Sembra come se fosse diventato ancora più cattivo, più arrabbiato, e non penso che sia una questione di business. Penso che purtroppo è una malattia che è difficile da debellare. È difficile da debellare, ma si deve sicuramente reagire. Sì. Dobbiamo dirlo. Diteci un po' come si rinasce dopo aver superato un momento buio. Quanto si rinasce? Tanto, perché poi più passa il tempo e più ti rendi conto che stai guarendo veramente, quindi ti senti una persona, ricominci ad acquistare il tuo io nascosto, ricominci a prendere coscienza di te in un modo diverso però. Quindi sotto certi aspetti cambiano un po' tutte le priorità. Allora, io devo dirti la verità, per me il cancro è stata una grande opportunità, comunque devo dirlo questa cosa, perché senza questa malattia non sarei mai entrata in un circuito come l'AMDOS. Le famose parole di Nadia Toffa. Però è la verità, sì. Io lo dico sempre, perché è così, è vero, si entra in degli ambienti dove una persona normale, ma non è perché, non puoi mai affrontare certi discorsi, non puoi mai trovarti in certe situazioni se non hai questo tipo di problema, quindi per me è stata una grande opportunità. E mai, cioè, penso chissà come, oppure perché a me, non ho mai pensato a questo. L'hai affrontato e basta. E basta. Sì. Ho preso in mano qual era quello che era la mia vita e ho trasformato tutto ciò che c'era di negativo in positivo, per stare bene con me e per stare bene con la famiglia e per poter donare anche agli altri questo mio percorso. Poi è chiaro che ognuno di noi la vive a suo modo, e che se non ti scatta quella molla nel dire io ce la farò, io ti posso dire mille parole bellissime, però non potrei mai affrontarla con quella serenità, deve sempre scattare questa cosa. Però il condividere è importantissimo, cioè il sapere che io al telefono c'ho Sandra, o c'ho Emilia, o c'ho Angela, è importantissimo, non sono sola. E si è capita questa cosa? Assolutamente sì. Cioè, ci sarà stato qualcuno che inizialmente era un po' reticente e poi è arrivata. Come tutte le cose nuove, guarda, noi purtroppo siamo fatti proprio così, forse noi come uomini, no? Ogni volta che vediamo una cosa nuova pensiamo sempre a un qualcosa di negativo e poi magari ci rendiamo conto. Quindi pure per noi è stato così, però adesso credo proprio di no. Adesso siamo una realtà radicata, facciamo rete tra di noi. Se io mi sono persa qualcosa, chiamo Sandra, vedi che ti mando questo, lei mi manda, cioè voglio dire, tra di noi c'è una rete noi veramente muoviamo tanta di quella gente, lo sappiamo, che veramente cioè, è difficile seguirvi, davvero è difficile. Ho fatto un po' di sono tornata un po' indietro sulle vostre pagine, è impossibile. Poi sai, ognuno di noi nei propri territori ha fatto qualcosa, quindi vi differenziate, sono differenti anche le attività che svolgete. Sì, ad esempio, guarda, noi proprio il 16 di febbraio faremo la messa del paziente oncologico ad Ariano, ed è molto sentita da tantissime persone, e quindi verranno, cioè ognuno di noi nei propri territori poi alla fine ha dato un'impronta della sua associazione, quindi noi facciamo tanto per tante persone, voglio dire, e ognuno di noi però dà un contributo, cioè Emilia non è Emilia e basta, sì. Noi insieme veramente, cioè la tua rete lì che poi si unisce alla loro, esatto. E si diventa ognuno di loro, ognuna delle persone che fanno parte della mia associazione ha un proprio compito, fa un qualcosa, se dobbiamo fare tutte quante insieme, se una pensa di fare una cosa,
cosa, ok, facciamo questo, facciamo quest'altro, cioè ognuna di noi si sente partecipe di quello che è. Questo è l'AMDOS, questa è l'AMOS, credo che anche per Sandra sia la stessa cosa. Stesso, cioè, certo, deve esserci un'apertura verso tutti, non è soltanto di Emilia. No, Emilia magari è soltanto è stata